15 maggio 1910. Nell'Italia dei primi anni del XX secolo la gente stava cominciando a scoprirsi sempre più sportiva, non solo grazie alla bicicletta o alle automobili, status symbol di quei pochi che se le potevano permettere. Gli italiani si scoprivano competitivi in uno spirito a metà tra il puramente ludico e l'agonistico. In Italia il calcio è opera inglese, gli inglesi infatti si sono messi ad insegnarlo il calcio agli italiani. Non è un caso se proprio Genova, la città che per prima diventa la più organizzata nella creazione di squadre e società calcistiche. Lì il football degli inglesi, che nel grande porto della Lanterna vivono e lavorano, attecchisce meglio. E allora si gioca sempre di più in diverse città e nascono le squadre che poi faranno la fortuna dello show business sportivo italiano nei decenni successivi. Nel mondo però si sviluppa anche un altro concetto che inevitabilmente arriverà anche da noi, creare delle squadre nazionali che rappresentino le nazioni in un mondo che in quel periodo rivolgeva allo Stato-Nazione la massima attenzione. In Italia nasce sì una parvenza di federazione nel 1889, ma poi appunto nel 1910, precisamente il 13 gennaio, che grazie all'attivismo di Luigi Salvatore Bosisio, primo calciatore, poi arbitro, poi dirigente prima del Milan, poi dell'Inter, che contribuì a fondare, il calcio italiano deve tutto quindi all'infaticabile ragioniere, che addirittura si inventò il termine calcio che, scriveva appunto Bosisio in un articolo sulla Gazzetta dello Sport, poteva efficacemente sostituire l'inglese football. Grazie al lavoro del ragioniere nacque prima la Federazione Italiana del Gioco Calcio e poi la Nazionale A. A quel punto correva l'obbligo di organizzare partite in cui i giocatori delle varie squadre potessero esprimersi, servivano degli avversari anche, una maglia. L'azzurro venne dopo, quando si optò per l'azzurro della bandiera di Casa Savoia. Nel 1910 le maglie erano un semplice e immacolato bianco. La rosa venne scelta grazie a una specie di referendum degli arbitri. Eh sì, oggi sarebbe incredibile, ma allora ad essere allenatori ed esperti di calcio erano gli arbitri. Erano loro che capivano di football e che potevano decidere quali fossero i giocatori più adatti a giocare contro i francesi, perché si giocò contro i francesi. Ebbene sì, non potevano che essere i cugini d'Oltralpe a testare per primi i nostri giocatori. Fu un trionfo. La compagine italiana batté i francesi 6-2 nella cornice dell'Arena di Milano, appunto il 15 di maggio. Il primo gol è di Pietro Lana, mezzala sinistra del Milan, che per un anno passò all'Inter per poi formare la prima squadra nerazzurra. Mana se ne pentì subito, tornando alla casa rossonera. Il capitano era Francesco Calì, dell'Andrea Doria di Genova. Parte così una storia secolare. E ci aspettano da vincere 4 mondiali, 2 europei, medaglie alle Olimpiadi, innumerevoli trofei giovanili. L'Italia diventa una potenza mondiale con la sua nazionale, a rappresentarla degnamente, nazionale che si allena proprio qui, in questo campo. Partite e giocatori memorabili, Italia-Cecoslovacchia del 34, Italia-Ungheria del 38, le finali, Inghilterra-Italia del 54, Corea del Nord-Italia del 66, grande sconfitta, Italia-Germania del 70, diventata un mito, Italia-Argentina del 78, Italia-Brasile 82, altro mito. Ancora Argentina-Italia del 90 invece, grande sconfitta ai rigori, Italia-Brasile del 94 ancora ai rigori, Italia-Corea del Sud del 2002, Italia-Germania del 2006, Inghilterra-Italia del 2021. Sono leggendarie, diverse vinte appunto, alcune perse, gioie immense e tragedie nazionali che scandiscono la storia di un paese e di una comunità. L'ultimo trofeo, l'inaspettato quanto bellissimo europeo, vinto in casa dell'Inghilterra, gli inventori del calcio, ve li ricordate, a Wembley, a Londra. Tutti i più importanti giocatori italiani hanno consolidato la loro gloria con imprese compiute in nazionale. Per tutti, da Roberto Baggio a Gigi Riva, Paolo Rossi, Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Dino Zoff, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Peppino Meazza, Peppino Ferrari, Bruno Conti, Gaetano Scirea, Beppe Bergomi, Franco Baresi, Gigi Buffon, Andrea Pirlo e tantissimi altri. La maglia della nazionale ha avuto un valore fondamentale per la propria carriera e per la propria vita. La nazionale è un pensiero fisso degli italiani, qualcosa di paragonabile solo agli affetti familiari e per questo appassionati di calcio di ogni tipo sognano di indossarla. La sognano talmente tanto che qualcuno ha deciso di farsela da sé una nazionale. È il caso della nazionale cantanti, ma anche della nostra nazionale comunicatori, protagonista della giornata di oggi. Ed eccoci qua, parola a Mirko per seguirla questa grande giornata.
Grazie Gianluca, eccoci qui con due delle stelle della nazionale, Gaia Simonetti, che ci racconta un po' com'è andata questa giornata. Buongiorno, molto bene, per ora molto bene. Insomma, abbiamo fatto un viaggio all'interno del digitale, della buona comunicazione, con sfide, con progetti, per ora molto bene. Poi bisogna vedere spazio al campo, che parola darà il campo. Ecco. E qui mi devo girare, non mi giro, però allora facciamo finta di niente, non siamo scaramantici. E presentiamo la nuova muta 2025, ragazzi, quindi cominciate a prepararvi, prova costume già da adesso, direi che ci siamo, no? Con la nostra Chiara. Chiara, com'è questa giornata? Bellissima come sempre, la seconda edizione della Digital Cup, ancora più innovativa, ancora più temi trattati, salute, innovazione, digitale, sport, che è il protagonista siamo della giornata, e soprattutto con tanto divertimento, perché la nostra sfida è contro la nazionale comici, per cui sarà sicuramente una giornata anche ricca di sorrisi che servono, come tutte le cose, a star meglio e a renderci le giornate migliori. Più divertenti. E per qualcosa di più scanzonato, la parola a Gianluca con gli altri due Gianluca. Allora, non potevo cominciare da due giocatori della Nazionale dei Comunicatori che si chiamano come me, Gianluca e Gianluca, però non è che sono una coppia nel campo come erano Vialle e Mancini, perché ognuno di loro ha un ruolo diverso. Gianluca, tu che ruolo hai? Fino a ieri attaccante, oggi centrocampista, cambiamo di giorno in giorno, però lui è difensore, quindi stiamo a posto. Io sono un difensore, ma ho avuto paura quando ho detto non sono una coppia in campo, cioè in che senso? Nel senso che... No, ho detto in campo, infatti ho fatto l'esempio di Vialli e Mancini, grandi coppie, non avevo fatto nessuna... Possiamo anche il tre di Gianluchi? Sì, infatti, mi sembra molto... Comunque nessuno di noi tre, anzi no, forse lui Gianluca sa giocare bene, perché l'ho visto giocare, perché... No, ho detto che sai giocare bene. Perché Gianluca Verna non l'ho mai visto. No, saliamo l'inquadratura, perché in questo momento sto facendo gesti che non si possono apotropaici. Come vedete dall'accento, diciamo, Gianluca viene da una regione in cui questa cosa della scaramanzia forse è un po' importante. La Lombardia, l'alta Lombardia, sì, la nostra... Il Varesotto, la tipica scaramanzia del Varesotto. Ci crediamo sempre, la scaramanzia è importante. Sì. Come vedete, i giocatori della Nazionale Comunicatori sanno fare tante cose, i comici sanno fare... Poi, a proposito... Noi siamo oggi... i comunicatori, non i comici, specifichiamo. Esatto, ma noi oggi giochiamo con i comici, ma lo stiamo facendo noi. E ci sono 7-8 Gianluca anche nei comici, lo sai? Ma oggi facciamo Nazionale Comici Digitali contro Nazionale Comunicatori della Risata. E quindi A proposito di comici, Mirko dove l'hai lasciato? Mirko, ragazzi, ma perché ormai è diventato talmente importante per questa Nazionale Comunicatori che lo chiamano a fare qualunque cosa, adesso sta... al magazzino della cucina a mettere a posto. E questo mi preoccupa un po' in chiave del pranzo. Esatto. Pranzo leggero, Sì, orecchiette alle cime di Mirko. Ma effettivamente, scusa, c'è l'allenatore imparato, il mister imparato ci ha detto che dobbiamo mangiare poco, tenerci leggeri. Ma è vero che ieri vi siete scofanati pizza e peperoni? No, assolutamente. No, ieri insalatina abbiamo fatto. Giusto, scusate. Ci stanno chiamando. Vabbè ragazzi, andiamo mister. Dai, una domanda seria ve la devo fare. Che partita sarà? Ma secondo me sarà una partita diversa rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso forse effettivamente è stato un tasso tecnico certe volte anche fin troppo alto. Credo che quest'anno ci divertiremo un po' di più rispetto a... Ma scusa, ma cioè, stai dicendo di non guardarla la partita? Sta dicendo che il tasso tecnico quest'anno è basso. Esatto. Perché la Nazionale Comici sta messa peggio di noi. Grazie di tutto, a dopo. Modena, Bologna. Siamo tutti di Reggio Emilia. Di Carpi, quindi. Ed eccoci qui, finalmente ci ritroviamo dopo tanti anni, veniamo dalla stessa regione, Marco e Saverio. Esatto. Ci ho anche preso coi nomi. Sono personaggi incredibili perché riescono a fare cose migliori di Pep Guardiola. Forse Haaland. No, guarda, Pep Guardiola era già un ottimo livello come mister. Detta lui, visto che lui è mister. Come mister, se vogliamo metterla come Pep Guardiola. Secondo me sì, perché 9 Champions League vinte, dico bene? 9 Champions League vinte, sì, ma soprattutto tantissimi altri trofei, e poi dopo anche in nazionale abbiamo vinto tantissimi titoli.
E pochi sanno il subbuteo, io invece sì, perché io ho 42 anni, lo dico, tanto mi conoscono i miei amici che Mirko ci sta riprendendo, lui all'anagrafica, e giocavo subbuteo anch'io da piccolo e non riuscivo mai a fare un gol. Qual è la tecnica base? È tutto nel cricco? Ti metti in direzione, l'omino con la palla e poi questo? Dopo cerchi di beccarla in centro in modo che possa dare in porta. No, scherzo, detta così sembra facile. In realtà è un gioco manuale che non è abituale, no? Perché devi muovere un dito solo, non è la schicca, okay? È un dito solo, quindi è un movimento innaturale, quindi c'è bisogno di un minimo di allenamento, non è facile, okay. E quindi devi metterti lì, provare, dopo qualche settimana hai la misura giusta anche per far fermare l'omino, sì. E la palla, sì. La... sì, però diciamo che una volta che uno ha assunto l'attitudine, poi è facile, è bello, dopo è bello, perché costruisci le azioni. Verrò a Reggio Emilia a riprovare anch'io. Sei nostro ospite. Assolutamente. Poi io vorrei comprare la squadra della Nazionale di Comunicazione Digitale, okay. Che mi hanno detto possiamo fare gli omini subuteo esattamente come noi. Identici. Sì. Andiamo a comprarlo. Ciao. Eccoci qua. Allora, eccoci qui, siamo con il grandissimo e famosissimo Livio Gigliuto, artista poliedrico, cantante, ballerino, mimo. Non capisci di statistiche, di però niente, l'unica cosa che non mi... Scusi, ancora non ho fatto la domanda, non scusi, ho fatto la... Mi scusi, mi sono perso. Lei sa che statisticamente uno deve rispondere alle domande, non è che può... Deve arrivare. Livio Gigliuto, no, ecco... Sì, no, ancora ecco non... Qua. Allora, come mai qua, signor 16, Livio? 16,5... Risponde alle domande di un altro intervistato. Allora, come mai qui? Non so, perché qui che c'è? Ho visto che c'erano delle rigola. Volevo è qui per la rigola? Sì, sono qui per la rigola. Non posso dire niente perché è lo sponsor. Lei perché ancora non ha la maglia? Perché ancora non ho la... Scusi, io sono l'intervistatore. Lei deve ascoltare e rispondere alle domande. Allora, quello che la gente a casa si chiede, Livio, che ha un fisico prestante, tu dici, beh, deve essere... Dovrebbe giocare più... È più da rugby. È più da... Come mai si presta al calcio? Come io mai? Ho un fisico prestato da un altro, più che prestante. Qual è il suo ruolo? Io sono in panchina. No, ma quando gioca? No. No, non gioco. Non gioco. Ma non gioco. Lei è un centrocampista? Io sono qua. Guarda. Terzino destro. La 9. La 9. La 9. Adesso lo dico a Nicola perché stai sempre sul canale 8. Viva la 8, viva la 8, viva la 8. Viva, adesso io lo dico a Nicola. TV8, viva TV8. La 9. È alla maglia 9. È la maglia 9, la maglia 9. 9 meno 1. Ok, ok. Va bene, da Coverciano. Dalla Nazionale è tutto, è Gigliuto. Tra l'altro, aspetta, qualche notizia sul calciomercato? La stanno contattando altre squadre? Scintilla verso il Borussia Mönchengladbach l'anno prossimo. Quante parole inventate? Ciao! Mocktail con le tisane. Allora, abbiamo assaggiato una cosa che è buonissima, che si chiama? Questi sono dei mocktail con le tisane Ricola, che è dedicato all'evento di oggi. Mocktail viene da? Mocktail è un termine usato in America, significa drink analcolici, significa cocktail sporchi, cocktail fasulli, mocktail, cioè cocktail senza alcol, mocktail. È un termine stato inventato in America. E qua dentro cosa abbiamo, per capire, se si può inquadrare? Così vediamo. Qua abbiamo tisana, ricola e fiori di sambuco, poi abbiamo mela, poi abbiamo menta, abbiamo arancio, limone, tutta roba naturale, spermuta di limone. Sono buonissimi. Complimenti, grazie. Buongiorno Chiara. Chiara Manetti che organizza eventi qui a Coverciano. Addirittura ha organizzato l'evento del Nazionale dei Comunicatori. Ma com'è possibile? Com'è possibile? È il terzo anno questo che venite qua a Coverciano. È sempre un piacere ospitarvi. Vedo che state prendendo sempre più campo e quindi evidentemente la cosa insomma funziona bene e vi piace. Ho capito, però comunque questo è uno dei tanti eventi, quindi, e poi soprattutto questo centro tecnico, chiaramente, proprio per come è fatto, è ospita la nazionale, diciamo, quindi voi vi trovate qui anche ad avere a che fare con i giocatori, negli anni anche con i grandi giocatori che ci sono stati. Cos'è? Cosa vuol dire? Ma diciamo è emozionante, è bello, però ormai per noi diventa un po' una routine, ecco, come tutte le cose diventano di routine, quindi alla fine sono persone assolutamente come tutti noi, insomma noi tendiamo a idolatrarli, ma in realtà sono ragazzi molto, molto semplici. Normali, che fanno le cose, anche fanno le battute come noi. E fanno il loro lavoro, insomma il loro lavoro è di giocare a calcio e come per me è organizzare per loro
solo la giornata e tutto quello. E il mister Spalletti? Ah, il mister Spalletti per me è fantastico. Io sono una sua fan da sempre, quindi speravo che venisse, è un piccolo sogno realizzato, ho sempre creduto in lui e ora vediamo cosa riuscirà a fare. Viene spesso qui, cioè, a parte i giorni del ritiro della nazionale? Beh sì, capita. Sì, perché insomma spesso partecipa ai corsi di formazione del settore tecnico, quindi fa delle lezioni e sì, è una persona molto, molto disponibile, gli piace i ragazzi, gli piace vivere con loro e trasmettere probabilmente la loro esperienza nella speranza che poi qualcuno un giorno diventi un buon allenatore come sicuramente è lui, insomma. Vabbè, allora la invitiamo alla partita, alla Digital Cup di oggi pomeriggio, ci venga a vedere, ci faccia questo piacere. Certo che vengo, dopo tutto almeno vedervi giocare, insomma di solito è la parte più piacevole e divertente della giornata. Grazie Chiara. Sì, ma questa è il rotocalco, pensa, che si chiama Calcio in Rete della Nazionale Comunicatore. Ci pensi che esistiamo anche addirittura come rotocalco? Ma siete dappertutto ragazzi. E questa è un'idea del presidente, però. Un'altra. Presidente, sì. Dirigente, marketing, sì. Capitano, sì, direttore, massaggiatore. Dottore. Però allora, dici solo una cosa, Mark. Tu è il secondo anno che vieni qua. Come mai ti sei fatto convincere? E poi cosa provi? È anche uno psicologo, perché non dimentichiamoci anche questo lato del nostro presidente. Sono molto contento che mi abbiate invitato per il secondo anno, perché sono stato molto bene. Ho dei compagni di squadra straordinari. Anche io, anche io. Vabbè, mio compagno di squadra, anche interpistatore, cameraman. Perché qui tutti fanno, diciamo, tutto fanno, sette ruoli come minimo. Cioè. E spero che ci sarà una terza occasione, sicuro, se sarò invitato. Visto che siamo in diretta a Calcio in Rete, ti invitiamo ufficialmente alla Digital Meno Cup male, sono contento, 2025. Sono contento. È veramente sono anche altri eventi durante l'anno e poi ne riparliamo. Sì, ora abbiamo anche una sfida. Però quello Roma, più importante è oggi, perché per fare beneficenza per il Policlinico di Milano, la nuova ala, reparto pediatrico, certo, quindi ragazzi, certo. Questa partita vale, non vale 3 punti, vale 100 punti. Non c'è dubbio, vale un campionato, diciamo. Ma anche di più, perché in queste occasioni si vede la mia presenza, la presenza di voi tutti, dei miei ex colleghi, significa che ci teniamo moltissimo a trasmettere sempre messaggi positivi e essere d'esempio anche a voi, per darci una mano in queste occasioni. E noi vi ringraziamo. E adesso andiamo a mangiare. Grazie. E adesso mangiamo. No. Tu di più. Intanto me la Juve Io sono in forma. Sei sempre in forma. Avete mangiato? Abbiamo mangiato, siamo anche a forma. Leggerissimi. E voi c'è da correre. Grazie a voi che avete mangiato, perché qui. Tocca a voi, dai. Dopo ragazzi, andiamo a mangiare un boccone e dopo andiamo a battagliare. Dopo, ciao Marco, ciao. Ciao ragazzi, a dopo. Che a dopo? Vogliamo sapere come si mangia a Coverciano. Come si mangia a Coverciano? Troppo. Si mangia troppo a Coverciano. O siete voi che avete mangiato troppo? No, dipende cosa. Abbiamo mangiato una cofana di verdure perché siamo troppi. Ma sì, ma perché ora, ragazzi? L'ha mangiato lui che si non mangia... gioca. Cioè lui che non gioca ha mangiato la cofana. Per voi, non so, pensando per voi. No, ho capito. Comunque, quanto siete emozionati di essere intervistati da Calcio in Rete? Il nuovo rotocalco... È da Gianluca Garro. Esatto, possiamo, esatto. Mi fai un autografo? Dopo. Sai. Scusate, io mi tolgo perché io fra di voi. Sai, io sono di televisione, loro non lo sanno, non conoscono la televisione, quindi è vero. Non conosciamo il mezzo. Esatto. Il mezzo, non siamo padroni. Ma senti, sono qua solo per essere intervistato da voi, perché poi esatto, no, bravo, anche perché non posso giocare. Benissimo. Però ragazzi, cioè... puoi far vedere bene però la maglietta? Inquadrate, questa sobria immagine. La domanda è: indovina chi? Ma chi sarà? Ma soprattutto lui, chi è? Ma quelli sono messi a caso, conta soltanto quello che solleva il trofeo. Vabbè, un pronostico, Bani. La stravinciamo? Lo stravinciamo o faremo ridere? Non lo so. Infatti, però, con i comici. Guarda, la sfida di oggi, l'obiettivo, sì, beneficenza, sì, naturalmente anche vincere la Coppa, bello, ma la vera sfida è chi fa ridere di più e noi siamo prontissimi a combattere. Certo, contro i comici è difficile. La sfida è aperta, è ovvio. Ridere, chi riderà di più? Se vinciamo è la terza vittoria consecutiva.
Sì, bisogna confermare il trend, dipende da quanto mangerà Giuliano, credo. Ah, ecco, Giuliano, perché noi, non, tutto, noi contiamo poco. A noi tutto quanto lo ripeto. Proprio portiere, portiere. L'importante è che vinca il bel calcio. Che bello! Mirko, ma dov'è il pallone? Ma che stanno facendo?